Ciao amici e amiche del segno solare o lunare dello scorpione, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo lunare motivazionale dal 2 al 15 novembre, dove troveremo la luna piena in toro. Prima di iniziare vi ricordo che queste sono energie generali che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente, ma soprattutto col vostro segno lunare. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi usati per la lettura, in descrizione trovate i link per acquistarli, sempre in descrizione trovate i link per contattarmi e per prenotare un consulto, e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Adesso siamo pronti per iniziare la vostra lettura, andiamo ad accendere la luna e vediamo cosa vogliono dirvi i vostri oracoli. Ricordo sempre che questa lettura ha lo scopo di aiutarvi a capire meglio che cosa sta accadendo nella vostra vita, di magari verificare che le vostre intuizioni sono corrette e poi soprattutto di trovare quelle indicazioni che vi possono aiutare in un percorso di evoluzione, di crescita e di manifestare nella realtà i vostri desideri. Trattandosi di luna piena, appunto in toro, abbiamo i pro e i contro, quindi energie generali a livello astrologico, e poi andremo a vedere come queste si riflettono proprio attraverso la lettura per voi nel vostro segno. Energie pro, quindi a favore, abbiamo più tranquillità, un equilibrio interiore maggiore, i pensieri e le motivazioni si andranno a chiarire, si avrà l'opportunità di indirizzare la propria energia verso degli obiettivi specifici, proprio per non disperderla inutilmente tra tante troppe cose, di lavorare più duramente, impegnarsi, questo sì sicuramente, proprio per ottenere maggiori risultati, un po' di prudenza e pazienza soprattutto nella comunicazione, e poi ci saranno delle opportunità legate soprattutto alla carriera, ai progetti ambiziosi, a accordi vantaggiosi, e nelle relazioni ci possono essere dei miglioramenti e degli sviluppi positivi. Di contro, ecco perché ho detto occhio e prudenza nella comunicazione, perché ci può essere intrattabilità, testardaggine, irascibilità, del risentimento o riluttanza al compromesso, forse anche del sospetto, e queste sono tutte cose che possono creare dei problemi e possibili rotture e allontanamenti. Ci possono essere anche delle difficoltà ad adattarsi alle varie situazioni, con il rischio di accumulare rabbia e tensione. E adesso andiamo a vedere la vostra prima carta, un suggerimento sul momento attuale, un piccolo messaggio che vi fa capire effettivamente che cosa sta succedendo e poi man mano come procedere. In questo caso abbiamo la luna nuova in Sagittario. Questa carta parla effettivamente di divertimento in realtà, e cioè più che altro di mettere nella vostra vita più gioia, o addirittura potrebbe essere proprio un messaggio che vi dice ci sarà qualche momento gioioso, ci sarà finalmente un qualcosa che va a risolversi dopo un periodo, un qualcosa che vi ha sconfortato o addolorato, e direi ben venga. Non solo, ma si parla anche di una nuova spinta verso qualcosa di diverso, un'avventura, verso magari anche nuovi progetti. Può rappresentare anche un viaggio da fare in questo periodo, magari da programmare per il prossimo futuro. Di sicuro è un'ottima energia proprio per andare ad ampliare la nostra visione, ad aprire la mente. Magari il momento adatto proprio per studiare, o sarà proprio proficuo in questo periodo sia studiare sia insegnare. E vediamo cosa vogliono dirvi riguardo appunto proseguiamo il vostro percorso con il vuoto di luna. Potrebbe essere un messaggio, perché questa è un'energia esterna, quindi è un qualcosa che non dipende dalla vostra volontà. Il messaggio effettivamente è abbastanza chiaro, c'è una situazione che state vivendo in un ambito della vostra vita o in una relazione che purtroppo non c'è nulla da fare,
prendere contatto con l'amara realtà è una cosa, tra virgolette, diciamo positiva, perché almeno così possiamo capire e comprendere come procedere e che cosa ci aspetta, quindi anche come affrontarlo. In questo caso, vuoto di luna ci vuole dire che bisogna rivedere un po' le proprie aspettative, magari fare qualche cambiamento per cambiare anche il risultato di quello che stiamo vivendo. Se in alcune situazioni sentite di avere poche possibilità di riuscita o di realizzazione, e allora effettivamente questo è il momento giusto per cercare di capire e comprendere perché non li potete ottenere questi risultati. Quindi se sono questioni esterne che magari dovete semplicemente aspettare, avere pazienza e vedere man mano se si sbloccano, se migliorano, va bene. E allora appunto ci si deve armare di tutta la pazienza possibile. O magari se si può intervenire in qualche modo, quindi valutare anche questa cosa qua. Oppure se ci sono purtroppo quelle situazioni che non vi stanno portando da nessuna parte, magari già da un po' di tempo, magari potrebbero saltare purtroppo fuori anche in questo periodo, allora cercare proprio di capire effettivamente che è meglio arrendersi, meglio lasciare andare, perché perdiamo solo tempo ed energie. Questo potrebbe essere appunto un messaggio che, come vi dicevo, può riflettersi sia in una relazione, in una situazione, in un progetto che state portando avanti. E voi appunto lo riuscirete a capire. Un altro messaggio importante arriva dalla luna nuova in acquario, in questo caso, parla effettivamente come messaggio principale di andare avanti e quindi di non voltarsi indietro. Sta arrivando, sta giungendo a voi un cambiamento importante. Per alcuni magari si tratta di portare avanti indipendentemente da varie situazioni, quindi di prendere i propri spazi, di poter contare sulle proprie forze, di utilizzare le proprie capacità, la creatività, l'intelligenza, la maturità e l'esperienza. Queste sono tutte cose che vi possono aiutare proprio a trovare sia delle soluzioni, sia per trovare anche nuove, diciamo, situazioni da mettere in moto successivamente. Però appunto bisogna cercare il più possibile di non lasciarsi risucchiare da situazioni precedenti, da situazioni del passato, ma imparare da quelle cose lì e procedere e andare avanti. Vediamo altri suggerimenti che provengono da questo mazzo qui di oracoli, il sogno dello sciamano. Troviamo il fuoco fatuo. Un messaggio importante che parla proprio di addentrarsi in qualcosa di ignoto. È vero, l'ignoto spaventa spesso. Magari per alcuni di voi può essere anche interessante perché vi permetterà di connettervi con i vostri veri desideri e di andare oltre. In pratica il messaggio di questa carta è che c'è qualcosa che state vivendo, quindi qualcosa che già conoscete, che vi sta bloccando, che ha le sue restrizioni e che quindi non vi sta permettendo di andare oltre. E invece è il caso proprio di farlo, quindi di andare alla ricerca di nuovi stimoli, di una nuova avventura, di accettare anche il rischio. A volte perdersi vuol dire proprio ritrovarsi e trovare il vero sé. Quindi in qualche situazione, in qualcosa, effettivamente bisogna cercare di andare a cambiare direzione, proprio perché ci sono delle cose che vi stanno bloccando e che non vi permettono di manifestare, né di manifestare né di esprimere la vostra vera natura. La ragazza radice e il muro, appunto, parlano proprio di connettersi anche queste con il nostro sé e il muro purtroppo di avere degli ostacoli. Questi messaggi sono importanti perché
Prima di tutto la ragazza radice parla di bellezza che è nascosta e l'abbiamo notato che c'è qualcosa di represso in voi. Quindi dovete capire se effettivamente siete voi che state reprimendo o rinnegando una parte di voi o anche della vostra vita, di quello che vi piacerebbe fare, oppure se effettivamente sono situazioni o persone esterne che vi stanno bloccando. Ecco, lì bisogna capire che cosa c'è che non va. Come suggerimento principale è quello di accettare l'essere speciale, la propria diversità e quindi integrarla come risorsa, quindi può essere qualcosa di veramente positivo, di non lasciarla lì nel cantuccino chiusa e di andare a superare appunto quei blocchi e quegli ostacoli che siano sia dentro di voi e quindi di fare una percorsa dentro di voi, se sono esterni, effettivamente cercare il più possibile di combatterli e di vedere se appunto ci sono persone che ci bloccano oppure sono situazioni esterne che dobbiamo lottare o semplicemente aspettare per capire cosa fare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!